Con l'album Matter Fixed, che vuol dire problema risolto, come appunto voleva dire Metafix, il nome del vecchio gruppo, e però il successo lo sta ottenendo con questo brano tratto dall'album Electric Soul, che ascolteremo presto. Chi invece è un altro che non ha proprio bisogno di presentazioni, anzi non lo presentiamo neanche, se non dicendo David Guetta e Sam Smith con Lovers on the Sun. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Everybody Ole Club, David Guetta, Sam Smith, posizione numero 5 questa settimana con Lovers on the Sun, che io ogni tanto nell'intimità storpio, riferendomi ad uno dei nostri progetti, Mr. X in Love, Love on the Sun, così per sfottò. Ma comunque è uno dei successi, uno dei brani più apprezzati da un paio di mesi ormai a questa parte, anzi da quasi 3 mesi a questa parte. È un brano che a noi ci piace tanto e siamo contenti di annunciarla ai piedi del podio, ma comunque così in avanti nel corso della nostra puntata. Con lei abbiamo iniziato questa stagione e allora non stiamo neanche con lei a perdere tempo a presentarla. Stiamo parlando di Charlie XCX, questa è Boom Clap. Charlie XCX, posizione numero 4 per la cantante inglese
con questa che lo ricordiamo è la colonna sonora del film The Fault in Our Stars, Colpa delle Stelle, che forse è uno dei film andati meglio in questo ultimo periodo, diciamo, di vacche magre per il cinema in Italia. Quindi poi se a seguire questo film arrivano i film di Paolino Ruffini, allora possiamo stare freschi. Shepherd con Geronimo alla numero 3. Vai con la musica. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Shepherd con Geronimo dall'Australia con furore, perché hanno raggiunto in un bel po' di tempo, perché sono in classifica da 9 settimane con questo singolo e sono finalmente arrivati sul podio. Sono un bel successo radiofonico e anche televisivo, essendo state la sigla degli spot di Tu sì che vales, il programma che ha debuttato questa sera su Canale 5. Altro brano molto radiofonico, ma che lascia dopo 4 settimane consecutive la top number one, è Prayer and Sea di Lily Wood and Prick featuring Robin Schulz. And the Prick featuring Robin Schulz con Prayer in C, posizione numero 2 questa settimana. Mi sono un po' impostato perché è il momento del nostro recap. Posizione numero 10 per la migliore canzone italiana in classifica questa settimana, quella di Valerio Scanu con Lasciami Entrare. Devo fare un'errata corrige perché era stato anche al nono posto in classifica, quindi non è un suo debutto tra i primi 10.
alla 9 Hideaway di Chiesa, segna un po' il passo questo brano della cantante canadese. Alla 8 Maroon 5 con Maps, alla 7 e Sky Full of Stars dei Coldplay, alla 6 sale Melon Rudet con When the Beat Drops Out, alla 5 Lovers on the Sun di Velvet S. Martin, alla 4 Boom Clap di Charlie XCX, alla 3 gli Shepherd con Geronimo e alla 2 Prayer in C di Lilywood and the Prick featuring Robin Schulz. Siamo stati anche proprio nei limiti del tempo della canzone, perché è il momento di ascoltarci la numero 1 nella versione portoghese, Enrique Iglesias e Michael Carreira con Bailando. Michael Carreira, la numero 1 questa settimana all'interno di Scalo 208 nella classifica numero 39 della nostra del sito Chart Italia redatta in questo 2014, che ritroveremo anche lui al Song of the Year 2014. Momento veloce per sentire dal nostro Mediasaro e un commento sulle canzoni ascoltate qui nella nostra classifica e anche prima di qualsiasi giudizio, per sapere chi ha vinto la serata Auditel di ieri sera. Prego, ciao. Allora, per quanto riguarda le canzoni, sempre piacevolissima la canzone di Enrique Iglesias, Bailando, come altrettanto piacevole la canzone di Valerio Scanu, Lasciami Entrare. Stiamo trovando un Valerio Scanu sempre più maturo dal fronte canoro e dal fronte artistico, come sta dando dimostrazione in tale quale show. Per quanto riguarda appunto il vincitore di ieri sera, visto che oggi comunque è giornata che io gli ascolti non li darò per intero, tengo a precisare che seppur in una serata un po' ostica, con tale quale da una parte, con tale quale dall'altra parte, il segreto si è comportato bene col 15,20% e 3.661.000 telespettatori contro i 6.113.000 telespettatori e il 26,78% di share. Sempre bene al pomeriggio, e il principe è balzato al 14% di share in seconda serata. Molto domani bene, molto bene. No, domani sera nemmeno, perché domani sera saremo in diretta dalle... Ecco, da lunedì. Magari ti tieni da parte i dati, perché questa prima sfida vera del sabato sera ci incendierà un pochettino gli animi. Ma domani sera Fiorentina-Inter e Napoli-Torino le seguiremo in differita dalle 23.15. Quindi i primi 15-20 minuti di puntata saranno dedicati alla Serie A e ai risultati del campionato. A seguire MJ, un ex teenager americana. Io ringrazio il nostro Saro Zappalà. Io ringrazio te, Fabrizio.
i nostri web radio ascoltatori, Mr. X, Dario Manili, e un bacio a Lucrezia. Perfetto, noi qualora vogliate saremo qui in diretta, anzi in semidifferita diciamo, dalle 23.15 domani sera con Notti Italiane, dal vostro bel presentatorino, l'augurio di una buona notte, ci sentiamo domani, ciao!